Italia's Got Talent, in lutto 6 anni fa, quando era ancora un bambino, Mattia Montenesi aveva partecipato a Italia's Got Talent conquistando il cuore della giuria. Oggi, a soli 15 anni, il giovane danzatore triestino è venuto a mancare dopo aver combattuto per tanto tempo contro un brutto male. Una vicenda molto drammatica che ha sconvolto non solo il Friuli Venezia Giulia, su terra d'origine, ma anche il mondo della danza moderna e della televisione. Su Instagram, il talent show targato Sky ha voluto ricordare il ragazzino con un commovente post: "Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Chilla. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della finale di Cancelletto IG 6. Ciao Mattia da tutta la crew di Cancelletto IG. Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Chilla. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della finale di Cancelletto IG 6. Continua dopo il post: "È venuto a mancare il giovane danzatore Mattia Montenesi. Mattia Montenesi aveva partecipato a Italia's Got Talent insieme ad altri 3 ballerini della sua età, e gli Straduri Chilla erano arrivati fino alla finalissima, poi vinta dal cantante Simone Alani. In quella edizione del 2015, condotta da Vanessa Incontrada, attualmente impegnata alla guida di Striscia la Notizia. Come scritto il portale web ilfriuli.it, la madre, stravolta dal dolore, ha fatto sapere che condizioni di salute del 15enne sono peggiorate drammaticamente e improvvisamente sabato scorso. Continua dopo la foto, le dichiarazioni della madre di Mattia: "Il giovanissimo Mattia Montenesi aveva però mostrato ancora un grande ottimismo, fiducia e forza d'animo, e per tale ragione non aveva consegnato a familiari e amici nessuno messaggio d'addio. Era convinto di farcela, non ha lasciato un messaggio o un pensiero particolare. Lui era così positivo e sorridente di natura", ha raccontato la madre sconvolta. "Non ce l'ha fatta, e ora i suoi cari e a chi l'ha amato sul palco di Italia's Got Talent rimangono solo ricordi e le lacrime."